rosario che abbiamo innalzato alla Beata Sempre Vergine Maria, vogliamo chiedere che sia lei quella fiaccola che risplende nella nostra vita. Le tenebre che piano piano ci hanno avvolto ci ricordano la realtà della nostra esistenza. Alcune volte può calare il buio intorno a noi, alcune volte può scendere il buio dentro di noi, ma quella lampada che deve rimanere sempre accesa è la lampada della fede. La lampada della fede che con la sua luce ci fa vedere e guardare alla Vergine Maria, lei che è l'esempio per la nostra fede cristiana, lei che è stata pienamente obbediente alla volontà di Dio, lei che ha trasformato tutta la sua vita in una completa adesione al Signore e alla sua parola. A lei vogliamo affidare tutte le preghiere del nostro cuore, per la nostra vita, per la vita dei nostri cari, per quanti si affidano alle nostre preghiere, ma soprattutto per quei malati, per quelle persone inferme nel corpo e nello spirito che hanno bisogno della nostra preghiera e del nostro sostegno. E non possiamo neanche dimenticare i nostri fratelli e sorelle defunti, che la Vergine Maria con la sua intercessione possa presentarli al trono di Dio e il Signore con la sua misericordia li accolga nell'abbraccio del suo amore. Per questo diciamo insieme, più con il cuore che con le labbra, Ave o Maria. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E per la gloriosa e potente intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.